Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, in questo giardino dei frati minori cappuccini, per leggervi un passaggio di una lettera che Padre Pio scrisse nel 1919, proprio l'8 di gennaio. La scrisse ad un suo confratello, Giuseppe di Flumeri al secolo, ovvero Fra Crispino da Deliceto, che nacque nel 1875, vestì l'abito cappuccino nel 1888 e trascorse i giorni dell'attesa pregando, lavorando, tessendo la sua vita religiosa con osservanza e rettitudine, scrivono i curatori dell'epistolario. Fu cercatore, sacrista, portinaio, compagno del provinciale, ovvero il frate cappuccino che accompagnava il provinciale nelle sue visite e nei suoi incontri con gli altri confratelli. E tra il 35 e il 38 è stato proprio qui a San Giovanni Rotondo con l'incarico di sacrista e portinaio della comunità dei frati minori cappuccini. Lui morì il 16 novembre del 1943. Ecco perché raccontarvi oggi di questo frate cappuccino, perché in questa giornata Padre Pio da questo convento gli scrisse una lettera intrisa di vero amore fraterno. Infatti lui scrive: caro Crispino, il Signore ti benedica e ti ricompensi dell'affetto sincero che nutri per la mia povera persona. Del resto riconosco benissimo che nulla ho fatto per meritarlo, scriveva Padre Pio, e da me esternano con i tuoi auguri in occasioni proprie delle feste natalizie. La divina pietà faccia che i tuoi voti si adempiano a mio riguardo e dia a te completa vittoria sul nemico, nel quale non devi temere, Fra Crispino, non devi temere, perché Dio è fedele e non permetterà che tu sia oppresso. Mi fa pena sentirti tanto afflitto per ciò che mi hai esposto nella tua, ma fatti animo, perché in ciò che avviene contro volontà non vi è luogo a sconforto, perché non vi è colpa. Il tuo torto sta qui: non avere aperto l'animo a chi è costituito giudice dell'anima tua, al tuo direttore, al tuo confessore. Bandisci ogni timore dell'anima tua ed apriti candidamente al tuo confessore, e ne avrai la ricompensa anche da Dio su questa terra. Si tratta di una lettera che potremmo condividere anche noi oggi, e potrebbe essere oggi un messaggio che Padre Pio indirizza a tutti noi, come ha fatto con Fra Crispino. Tu del resto protestati ad ogni momento di non voler dispiacere in nulla al Signore, e quando ti accorgerai di far male, ritratta subito quel male che hai potuto fare e ritirati subito dall'azione. Operando in questa maniera incontrerai il gradimento di Dio e ti andrai intessendo con le tue proprie mani il serto della gloria.